Nella storia del pensiero di Padre Carmelo vi è il riflesso del sorriso di Padre Pio. Per chi non è di San Giovanni Rotondo, ma è giusto dirlo per i tanti devoti, noi in queste ultime puntate abbiamo appunto scelto come location, come luogo, questa piazzetta intitolata, appunto, a Padre Carmelo da Sessano del Molise, che è stato uno dei padri guardiani di Padre Pio. E nel riflesso della storia vi è il sorriso di Padre Pio. Noi potremmo dire che nel riflesso di chi confida in Dio, nel riflesso, come in questo caso, del profeta Geremia, vi è la storia di Dio, vi è la testimonianza concreta della presenza di Dio. Ieri ci siamo soffermati, prendendo a prestito sempre le parole del profeta Geremia, che cosa vuol dire per l'uomo confidare in se stesso e non in Dio? Che cosa è la vita senza Dio? Oggi sempre il profeta Geremia, sempre al capitolo 17, versetto 8, cioè quello immediatamente successivo a quello che abbiamo commentato ieri, scrive queste parole. Chi confida nel Signore? Ieri abbiamo detto chi non confida nel Signore. Oggi Geremia risponde, chi confida nel Signore è come un albero piantato vicino all'acqua. Verso la corrente stende le radici, non teme l'ingombere della calura, le sue foglie restano sempre verdi, nella siccità non si inaridisce, non cessa mai di dar frutti. È l'esatto contrario dell'immagine dell'albero nel deserto, piantato nel deserto. E quindi l'immagine che ci richiama a chi non confida in Dio. Invece oggi questa immagine di questo albero piantato vicino all'acqua è l'immagine di chi invece confida nel Signore. Di chi confida nel Signore perché prende la vita nel Signore. L'acqua è segno di vita. È un albero che sta vicino all'acqua. Non teme la siccità, non teme di morire, è sempre florido, è sempre verdeggiante, è un albero che sprizza vita da tutte le parti, le sue foglie restano sempre verdi, ci dice Geremia, ma poi dice Geremia e dà una bellissima immagine di coloro che fissano, piangono, la loro vita la innestano meglio nel Signore. Dice che questo albero piantato vicino all'acqua, verso la corrente stende le radici. Ecco chi è il credente, chi confida nel Signore, chi mette e stende le sue radici non in se stesso, non nelle cose del mondo, ma nella vita che è Dio. Noi ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!